Bene, signori e signori, siamo qui al mio canale Adriano Sizzano in compagnia di Alessandro De Angelis, il quale oggi risponderà alle domande di due, peraltro amici cari, due miei compagni di scuola, che stanno seguendo il lavoro che stiamo facendo sul mio canale Adriano Sizzano sulla storia di Gesù e anche stanno seguendo anche i lavori di Alessandro De Angelis. Sono rimasti molto incuriositi dalle informazioni che Alessandro sta rivelando dagli studi che lui ha fatto e quindi abbiamo colto l'occasione per fare un question and answers per usare l'inglese, domande e risposte direttamente ad Alessandro. Quindi salutiamo prima di tutto Salvatore, eccolo qui. Sì, E grazie per poi avermi invitato. Mi fa veramente molto piacere, sono contentissimo di essere qua con voi e di trattare un argomento così molto delicato, un argomento che secondo me a noi italiani tutti ci tocca in modo, diciamo, diretto, ecco. E dopodiché passerei la parola all'amico Rocco, se ha lui Allora. qualcosa da dire. Ciao Rocco. Ciao a tutti, Adriano e tutti quanti. No, sono pure io curioso, perché sono novità nuove per me, nuove conoscenze, di quel poco che ho visto nei video. Comunque è un piacere seguire questo dialogo. Ok, bene. Rocco, ricorda di spegnere il microfono quando non parli tu, come sempre. Allora, la prima domanda io la farei fare direttamente a Salvatore, eccolo qui. Sì, certo. Allora, naturalmente stiamo parlando di un argomento molto delicato, la vita di Gesù, una persona che è vissuta 2000 anni fa, quindi qualcosa di particolare, perché oltre per noi di essere una persona molto carismatica, una persona particolare, parliamo come uomo, perché per noi oltre a essere un uomo, è il figlio di Dio, il nostro Dio, quindi per chi crede è un qualcosa di molto particolare. Noi adesso lo stiamo vedendo dal punto di vista terreno e questo per noi sembra un pochettino strano, non viene facile accettare determinate cose, determinate situazioni che ci vengono dette, così come ho sentito io da Alessandro, che Gesù aveva tanti fratelli, e quindi noi crediamo che la Madonna sia stata così, ha avuto Gesù per l'opera dello Spirito Santo e la cosa finisse là. In realtà abbiamo scoperto, abbiamo visto questo uomo che ha avuto una vita normale, così come doveva essere, perché lui è venuto sulla terra, se lo vogliamo vedere dal punto di vista cristiano, è venuto sulla terra per essere un terrestre, quindi non vogliamo parlare di extraterrestri, perché anche se lo si potrebbe definire così, perché lui stesso si definì che lui non è di questa terra. La Questa cosa. domanda strana è che potrebbe sembrare, è come la morte di Gesù, quello che ci tiene più di tanto, perché sembra strano che questo uomo sia riuscito diciamo, a risorgere una volta morto. Questo, diciamo, storicamente è stato provato, il corpo è mai stato visto di Gesù, mai c'è stata, diciamo, scoperta di quello che è successo dopo della morte. Ecco, una domanda che secondo me è molto particolare, non lo so se Tu ovviamente sa qualcosa. ti riferisci alla morte in croce, giusto? Sì, la morte Ok, di lui. bene. Come Alessandro? cominciamo?
Innanzitutto ci sarebbe un attimo da discutere sul fatto di figlio di Dio, no? Perché poi anche gli imperatori si dice, facevano un processo di deificazione addirittura su loro stessi, dicendo che erano Dio. E questi Elohim altri non erano che dei guerrieri Kurgan che poi andando avanti con le discendenze decisero di deificare con un processo di evemerizzazione i loro antenati. Evemero, filosofo greco, fu uno dei primi a dire che si trattava di esseri normali che subirono questo processo, da qui proprio la parola evemerismo, di deificazione, dando a questi uomini un potere soprannaturale che in realtà non avevano. Perché? Perché rendere, deificare dei esseri umani che fecero ripartire la civiltà dopo la caduta di una cometa, la cometa Barclay, che cadde nel 3123 a.C., la fecero ripartire in Egitto perché la cometa distrusse la terra di Sumer. Fecero ripartire la civiltà a suon di domini sugli altri popoli, utilizzando l'usura, utilizzando l'organizzazione militare e usando soprattutto anche le religioni per sottomettere i popoli. Quindi noi dovremmo innanzitutto chiederci a che cosa sono servite le religioni se non a imbonire dei popoli, facendogli credere che alcuni personaggi avessero delle proprietà taumaturgiche o comunque li resero personaggi con poteri soprannaturali, no? Lo stesso anche in Egitto, quelli che deificarono in Egitto, così come i Sumeri, altri non erano che personaggi normali. Ad esempio Cam, figlio di Noè, alias Zio Sutra, decimo re della lista reale sumerica, dopo la caduta della cometa Barclay, che aveva devastato l'intera terra di Sumer e la Mesopotamia, nonché la valle dell'Indo, si spostò in Egitto con la sua famiglia. Cam diventò Cam Am Amon, il dio inconoscibile egizio. I suoi figli, Misraim, lo troviamo anche nella Bibbia, nella tavola dei 70, Misr vuol dire Egitto, Misr diventò Misraim, fu deificato come Osiride. L'altro figlio, Cush, fu deificato come Set. Il figlio di Osiride, o Misraim, che poi tra l'altro era il faraone Narmer, che unificò Alto e Basso Egitto, il figlio, dicevo, di Iside, di Misraim, Ananamin, verrà poi deificato come Horus, che entrò in combutta con lo zio Cush, deificato come Set. Quindi stiamo parlando di esseri normali che hanno subito un processo di deificazione, e dire poi che Gesù era il figlio di Dio, anche in questo caso ci siamo trovati davanti ad un sincretismo, perché da questi personaggi, il figlio di Set, Set, dopo che perse la battaglia contro Horus, dovette tornare in Mesopotamia. Lì verrà poi conosciuto nella lista sumera di Kish come il re Etana, e divise poi le terre in più parti. Una di queste andò ad Avila. Avila altri non era che il dio della Bibbia, Yahweh. La terra di Yahweh era la terra di Avila. Questi personaggi, quando conquistavano delle terre, davano il loro nome alle terre che conquistavano. Suo fratello era Nimrod, colui che costruì la famosa torre di Babele. Anche lui fu deificato come Baal Adad. Neft invece, la moglie, Neft era una regina egizia, moglie di Set, quando tornarono in Mesopotamia, ebbe il nome di Semiramide, la famosa statua della libertà, altri non è che Semiramide. Da Baal e Semiramide nacque Tammuz, figlio del padre Nimrod e figlio di Dio, perché Baal fu deificato, perché Nimrod fu deificato come Baal. Ecco, lì abbiamo la prima trinità acclarata, e un sincretismo di Gesù
né in Tammuz, che risorgerà nel dio sole Baal. Ecco perché poi i figli della luce, mentre Avila o Yahweh, quando tornerà in Egitto con i mitanni, tornerà come Yak, un dio lunare, da qui il nome di figli delle tenebre. E questa famosa dicotomia tra oscurità e luce, bene e male, eccetera, eccetera. Quando parliamo della crocifissione di Gesù, infatti era perché Salvatore ora, perché sennò andiamo troppo a lungo, sì. Quando parliamo della crocifissione di Gesù, quindi cosa è successo dopo al corpo di Gesù, o cose parliamo anche qui in questo caso di una resurrezione che trova i suoi miti ancestrali proprio nella resurrezione addirittura di Osiride, che fu resuscitato, come sappiamo, da Iside d'Horus e da altri miti ancora più e leggende ancora più arcaiche. E noi, se leggete il Matteo, ad esempio, quando Gesù spirò sulla croce, ci parla del fatto che ci fu una forte scossa di terremoto. Nel 68 d.C., quando gli Idumei e gli Zeloti entreranno a Gerusalemme, e lì ci dice Giuseppe Flavio che uccisero Gesù ed Anania, Giuseppe Flavio ci dice che ci fu una forte scossa di terremoto. Quindi parliamo di una resurrezione che non avvenne assolutamente, perché proprio perché Gesù riuscì a sopravvivere alla crocifissione, tant'è che nel Vangelo di Pietro ci viene detto che vennero visti due personaggi che lo presero sotto le braccia e videro Gesù allontanarsi con le sue gambe. Questi due personaggi erano Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea, parenti tra l'altro di Gesù. Fu proprio Giuseppe d'Arimatea a richiedere il corpo di Gesù a Pilato, un Pilato che praticamente fu poi fece un doppio gioco, ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti, prendendo soldi dai sommi sacerdoti per processare Gesù, prendendo poi invece altri soldi da questi altri personaggi, sempre parenti di Gesù, per liberarlo prima che morisse in croce. Ovviamente nei testi antichi poi si parla di Stauros, e Gesù fu sicuramente legato, anche perché se fu inchiodato, i chiodi che usavano i romani erano lunghi dagli 11 ai 12 centimetri, non avrebbe potuto certamente camminare, in quanto le ossa dei calcagni sarebbero implose. Un chiodo di questa lunghezza trafiggeva tutti e due i calcagni sovrapposti. È stato ritrovato un solo reperto archeologico di due talloni bucati da questo chiodo romano. Ma in quel periodo venivano fatti addirittura 2000 crocifissioni al giorno, e il ferro era un qualcosa di prezioso per i romani, veniva usato per le costruzioni, per le armi. Dimmi, Salvatore. Quindi diciamo che a questo punto noi, io diciamo, a volte sto a Torino, no? E si sa che là a Torino c'è la Sindone. Sindone viene paragonato come il lenzuolo che avvolse Gesù. E tante volte la particolarità, ecco, tu mi hai detto un particolare che io ho notato, no? Che noi cristiani pensavamo una volta che chi veniva crocifisso veniva trafitto la mano di chi, infatti alcune hanno le stimmate, hanno queste stimmate nella mano, in realtà invece viene fatto nel polso, il chiodo viene inserito e la crocifissione. Quest'altro particolare che tu adesso stai dicendo, che a me torna nuovo, però è naturale. Quindi da quello che si va a dire, via via cadono tanti miti, quindi anche quello di quelle persone che magari hanno le stimate nella mano invece che nei polsi, perché le credenze nei vari quadri che si vedono, nelle varie pitture, Gesù è crocifisso nelle mani. Adesso anche quello dei piedi, cade questo mito dei piedi, in quanto
come spiegavi, la parte fisica non riesce a tenere questo chiodo che trafigge tutte e due le parti, diciamo. Quindi anche la sindone cade, diventa un falso così. Ma è stata, tra l'altro, è stata datata al 1300, mi sembra, con il radiocarbonio, sì. Poi loro si sono appellati al fatto che potevano esserci delle tracce di contaminazione e quindi andrebbe preso per rifare la datazione un altro pezzo della sindone dove, insomma, voglio dire, ragazzi, se crediamo alle favole, io metto subito i credenti davanti alla loro ipocrisia. E molto spesso gli dico: scusami, tu che credi a una nascita divina, no? Visto che lo Spirito Santo mi si incinta, Isacco, quindi Sara che diede a Isacco, che fece Isacco, mi si incinta Maria per la nascita virginale di Gesù, anche Maria. Nacque dallo Spirito Santo, eccetera eccetera, sto Spirito Santo che non si sa chi è, in realtà era la parte femminile, no, in origine, quindi era Semiramis. Se mettiamo davanti all'ipocrisia un credente, gli diciamo: scusa, se tu non hai rapporti sessuali da qualche mese con tua moglie, torni dal lavoro e tua moglie ti dice, tu sei un credente, ti dice: caro, sono incinta, è stato lo Spirito Santo, che fai? Gli dici zoccola o dici alleluia? Non ti risponde nessun credente davanti a una, va bene, davanti a una diamo ora la parola a Rocco, che è stato ad ascoltare per un pochino di tempo. Prego, Rocco. Allora, no, se puoi ripetere la frase di prima, perché è andato via il collegamento e non sono riuscito a seguire bene l'ultima parte, quanto riguarda lo Spirito Santo. Dicevo, Rocco, se tu sei un credente, no? Sì. Ok? Lo Spirito Santo non è che è in vari periodi di tempo ha dato origine ha fecondato parecchie donne, non è che poi è andato in pensione. Metti che tu sei un fervente credente, ti assenti dal lavoro, da tua moglie, dalla tua famiglia per qualche mese, ritorni e tua moglie ti dice: caro, sono incinta, è stato lo Spirito Santo. Che gli dici a tua moglie? Dici alleluia cara o gli dici sei una zoccola? Lì mettiamo davanti ai credenti con la loro fede immediatamente. A questo punto, vado a credere che sia stato Spirito Santo, cioè a un certo punto è così. No, il mio dubbio è questo: tutto quello che è stato scritto nei secoli si è tramandato, adesso decade tutto, cioè io entro in confusione, tutto quello che ci hanno insegnato e tutto quello che hanno scritto nella Bibbia o è stato trascritto male oppure non lo so, è una forma di non so nemmeno io come dire. Guarda, quindi... noi nel secondo volume di una trilogia che stiamo scrivendo, che si chiama Oltre il velo di Iside, siamo andati a tanare i primi tre papi, Lino, Anacleto e Clemente. Ci siamo trovati davanti a delle cospirazioni di questi primi cristiani, collusi con le alte cariche senatoriali, addirittura imperiali di Roma, prefetti romani, consoli, senatori, in cospirazioni per prendere il potere contro gli imperatori. Ed è qualcosa di pazzesco. Questa religione è una religione di potere, nata per cercare di restaurare la Repubblica Romana in chiave antiimperialista. L'unico imperatore che favorirono al potere fu Vespasiano, e tant'è che poi Tito Flavio Giuseppe, lo storiografo, fu liberato e preso sotto la custodia di Vespasiano, dove scrisse sotto di lui Guerra giudaica, Antichità giudaiche, le prime testimonianze di Gesù, ad esempio nel Testimonium Flavianum,
dove ci sono numerose interpolazioni, ed è proprio grazie agli studi di Tito Flavio Giuseppe che siamo riusciti a ricostruire tutta la storia di un Gesù che in realtà era l'ultimo figlio del re Erode il Grande. Quando i magi arriveranno in Palestina, andranno proprio a Gerusalemme, e a Gerusalemme si incontreranno con Erode il Grande, perché erano andati, erano degli emissari del re Archelao di Cappadocia, la cui figlia Grafira aveva sposato ben due figli di Erode il Grande, prima Aristobulo, che fu ucciso da Erode nel 7 a.C., poi dopo Giuba II, re di Mauretania, per pochi mesi sposò Archelao l'etnarca, figlio sempre di Erode il Grande. Quando Archelao seppe che stava per nascere ad Erode il Grande il suo ultimo figlio Gesù, mandò questi emissari per portargli dei doni. Non è assolutamente un caso che questi magi, culto zoroastriano tra l'altro, dato in Cappadocia, portassero dei regali proprio ad Erode il Grande. Quando andarono lì, non Erode il Grande gli disse: se sapete dove si trova Maria, fatemelo sapere. Maria era stata di gestazione, e Tito Flavio Giuseppe ci racconta proprio di questa cospirazione che ci fu ai suoi danni da parte di Maria, da parte del suo primo figlio Antipatro, da parte di Giuseppe, che è il famoso Giuseppe dei Vangeli che diventerà padre putativo di Gesù, e da parte soprattutto di Teuda, che prese il veleno dall'Egitto per uccidere Erode il Grande. La chiave di volta di tutta questa scoperta è stata proprio attraverso i testi di Nag Hammadi ritrovati nel 1400, nel 1947, e ci parlano proprio di questo personaggio, di Teuda, di costui, di questo personaggio che prese il veleno, che sposò proprio Maria in Egitto. Quindi Flavio Giuseppe ci racconta di una cospirazione ai danni di Erode da parte di Teuda, che prese il veleno, e di Maria, la sua terza moglie, di Erode il Grande. Il veleno fu fatto venire proprio dall'Egitto, perché sia Gesù che Maria, poi tra l'altro porteremo le prove, che nacquero ad Alessandria di Egitto. Erode scoprì la cospirazione e ci ritroviamo con Teuda e Maria insieme in Egitto. Vangelo apocrifo, seconda Apocalisse di Giacomo, testo gnostico, dicevo, scoperto nel 47, quindi una fonte completamente indipendente, scritta a centinaia di chilometri di distanza dagli scritti di Flavio Giuseppe, che scrive a Roma per l'alta borghesia romana, e dove ci viene detto che Giacomo era il figlio di Teuda. Giacomo, fratello di Gesù, era il figlio di Teuda e di Maria. A quel punto avemmo proprio le prove concrete del fatto che Maria Boeto, terza moglie del re del Grande, altri non era che la Maria dei Vangeli, perché dopo che fuggì sposò Teuda, cugino tra l'altro del re del Grande, fratello di Doris, la prima moglie del re Erode il Grande, e questo Teuda fu quello che prese il veleno per uccidere il re Erode, che scoprì la cospirazione. Ma a questo punto riuscimmo a dare anche la soluzione all'enigma sul motivo vero che hanno nascosto per 2000 anni, perché questo Erode cercava Maria, perché voleva indietro l'ultimo figlio che stava per nascergli, ovvero Gesù, e non certo per ucciderlo, tant'è che la strage degli innocenti come giustificazione poi ci viene portata avanti dall'evangelista Matteo. Gli altri evangelisti non ne parlano, e tra l'altro i romani non avrebbero mai permesso una cosa del genere, in quanto ci sarebbero state delle rivolte, e tra l'altro Erode il Grande aveva un esercito regio con cui aveva sconfitto tutti i suoi avversari, aveva l'appoggio incondizionato delle legioni romane. Qui stiamo parlando, ci viene detto dai Vangeli, un figlio del falegname, poverino, appena nato, ma cosa, senza esercito e senza soldi, di che cosa poteva aver paura Erode, che era vicino alla morte, in realtà che morirà qualche mese dopo, senza aver potuto avere indietro il suo ultimo figlio Gesù. Ovvio che poi cercare di deificare Gesù, se si fosse saputo che era l'ultimo figlio del re Erode il Grande, sarebbe stata una cosa impossibile, perché Erode tra l'altro fu un pluriomicida,
uccise due suoi figli, uccise le mogli, i cognati, gli zii, tantissimi parenti, oltre a tantissime persone. Quindi sarebbe diventato impossibile costruire su Gesù il Messia e figlio di Dio che avrebbe dovuto liberare Israele. Tra l'altro stanno ancora aspettando questo Messia, no? E non è un caso poi che gli ebrei non l'abbiano mai riconosciuto in Gesù il Messia. Evidentemente sapevano anche chi era questo personaggio, i rabbini. Tant'è che ci parlano di Gesù Gamala, di Marta, figlia di Marta, moglie di Boeto, che Gesù poi prese in sposa proprio per Levirato, quando fu ucciso Giacomo Giusto nel 62 dopo Cristo. Stiamo parlando di Marta, Maria e Lazzaro di Betania, che erano parenti di Gesù. Quella Marta è la Marta che sposò Giacomo, fratello di Gesù, di cui ci parla Giuseppe Flavio, ce ne parlano i Vangeli. Dopodiché, che cosa hanno fatto? Hanno fatto, per coprire tutta questa storia, uno sdoppiamento, sdoppiando Maria, madre di Gesù, che nei Vangeli ci viene detta essere madre di Giacomo, Giuda, Simone e Giuseppe, con Maria di Cleopa, sua sorella, come se un padre potesse mettere lo stesso nome a due sue figlie, Maria e Maria, e anche Maria di Cleopa. Cleopa era l'appellativo di Teuda, l'epiteto di Cleopa, di Teuda. Anche Maria di Cleopa era madre di Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda. Quindi ci troviamo con due sorelle con lo stesso nome, Maria e Maria, che ebbero tutte e due quattro figli con gli stessi nomi, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda. Hanno fatto uno sdoppiamento per coprire tutta la verità, una verità storica su cui praticamente sarebbe stato impossibile creare la dottrina del cristianesimo. Questo purtroppo è un grosso problema per noi, perché nonostante nessun sacerdote, anzi c'è stato un vescovo a cui abbiamo mandato tutte le nostre scoperte, che ha confessato candidamente dicendo: io ho visto tutte le scoperte di Alessandro. Attenzione, perché non si parla più di ipotesi, qui ci sono dei documenti che comprovano il fatto che Maria era effettivamente la moglie del re del Grande e che Gesù quindi era figlio del re Erode. A me, ha detto il vescovo, interessa la figura di Gesù e il messaggio che lui ha portato avanti, quindi come uomo, non la sua deificazione su cui si è costruito un impero economico. Ed è stato il vescovo Rosario Ferrara molto illuminante da questo punto di vista. Qui ha subito degli attacchi ingiusti da parte delle persone. Perché? Perché si è messa in evidenza il fatto che la costruzione delle dottrine religiose, poi di tutte, non solo del cristianesimo, è sempre stata fatta a scopo strumentale per controllare i popoli e per trarne profitto e potere da parte di queste classi sacerdotali che poi appoggiavano chi era ancora più in alto, come gli imperatori, i principi e re nel futuro. Bene. Allora, chi vuole ora? Ho visto che Rocco prendeva Salvatore, Salvatore. Sì. Allora, innanzitutto concordo pienamente sul discorso che le religioni siano l'oppio del popolo, cioè un calmapopolo, e che queste religioni alla fine hanno lucrato su questa vicenda, su questa storia. Hanno sempre voluto mascherare, dare una forma, santa di tutto ciò che è la vita di Gesù, su tutto ciò che dov'è che si basa la religione stessa. Ora, la cosa strana è che i Vangeli sono scritti da chi seguivano Gesù, quindi erano persone di parte. Avere dei documenti che invece scrivono in modo disinteressato, infatti l'altra volta ne parlavamo con Adriano, no? Cioè chi è di parte su un certo argomento tendenzialmente tende a ingrossare, far sì che quella
quella storia sia fatta in un certo modo. Se uno invece è neutrale, diciamo, dà una spiegazione molto più, secondo me, molto più veritiera. Ora, se noi vediamo i Vangeli, la Bibbia, tendenzialmente hanno creato questo personaggio con questa visione tutta un po' particolare, ma per i propri interessi, non dando sfogo alla realtà. Infatti, ci sono anche altre persone che dicono che la Bibbia, che dovrebbe essere un libro di storia, un libro storico, alla fine hanno preso le parti che interessavano di più ai religiosi per far sì che la storia cambiasse corso, diciamo, ecco. La cosa strana è come mai, ecco, tutti i Vangeli, la Bibbia, sono persone che sono legate alla religione, quindi sono persone già preposte a dire determinate cose, e non ci sono, diciamo, scrittori, scusate, che alla fine abbiano scritto questa vita in modo reale, così come stiamo cercando di vederla oggi noi. Ecco, questa è una domanda che mi sono sempre posto io. In realtà ci sono degli scrittori, ad esempio Celso, che disse che Gesù era il figlio di Maria, che conobbe le arti magiche in Egitto. Sono stati tanti le persone che hanno scritto su Gesù. Poi non dobbiamo dimenticarci che, ad esempio, il vescovo Ireneo, vescovo a Lione nel 180, fece tabula rasa di tutti i Vangeli apocrifi, e lo stesso Costantino poi nel Concilio di Nicea distrusse tutti quei Vangeli apocrifi che potevano dare fastidio, Vangelo dei Dodici, degli Ebioniti, eccetera, eccetera, con sfaccettature gnostiche. Lo stesso Vangelo di Giovanni poi è intrinso di gnosticismo. E quindi questa trasformazione di Gesù è stata una trasformazione forzata. Noi abbiamo, ad esempio, visto che il Gesù del 68, quindi che lo stesso Gesù che sopravvisse alla crocifissione, in realtà era e che diventò sommo sacerdote poi nel 63 d.C., 5 anni dopo. È un Gesù completamente diverso, nonostante aveva 73 anni, perché nel 68 nacque nel 5 avanti Cristo, aveva 73 anni, un Gesù con caratteristiche politiche e militari sconosciute, che organizzò addirittura il popolo, difendendo il popolo di Gerusalemme contro le angherie che stava subendo dagli zeloti, che avevano depredato il popolo, i loro stessi connazionali, di tutti i loro beni e che stavano facendo perire di fame. Quindi parlerei di trasformazione di un uomo dotato di una grossa cultura, discendente da sommi sacerdoti, che nacque in Egitto sotto la cultura egizia, tant'è che poi nel terzo libro di Oltre il Velo di Isidè vedremo come tutti quei miracoli che vengono raccontati su Gesù vengono ripresi proprio da magie che provenivano dall'Egitto. Faccio un esempio: quando Gesù dona la vista a un cieco impastando la sua saliva con la terra, è ripreso da Iside quando impastò la sua sali la, saliva di Ra con il terreno per togliergli i poteri e prenderseli su di sé. Peraltro, scusa Alessandro, credo che fosse un metodo per curare la cataratta anche all'epoca, no? Di sfregare la sabbia sugli occhi, mi Beh, sembra. non no, più che altro ti poteva venire una congiuntivite o delle lacerazioni sulla cornea. Quindi al massimo con le lacerazioni sulla cornea, sai, se avevano culo, potevano al massimo
diminuire un po' la miopia, no? Come quando chi era Fyodorov in Russia si accorse che un ciclista cadendo dalla bicicletta gli si ruppero gli occhiali, alcuni metri gli graffiarono la cornea e lì la retrazione cicatriziale fece sì che l'occhio mio per un occhio allungato si accorciasse e riacquistasse la vista. La cataratta è una lentina che si trova dentro il vitreo, che subisce un processo di sclerotizzazione, di indurimento, quindi non ha più l'adattamento per la visione da lontano e da vicino, quindi oggi viene con una piccola incisione con il laser frantumata e asportata. Rocco? Allora, io ho tanti dubbi a questo punto, cioè dai miracoli, i miracoli dei pani, cioè a questo punto qua come si può fare moltiplicare la moltiplicazione dei pani e dei pesci? Pronto? Sì, sì, va bene, la domanda è bene. Ma questi giochi di prestigio furono ripresi addirittura dall'antico Egitto, ragazzi. Se voi leggete ad esempio, io adesso faccio un esempio, no? Perché ci viene detto, Gesù era un mago, fu accusato di stregoneria nel processo sotto Pilato dai sommi sacerdoti e loro conoscevano molti trucchetti, ieri come oggi tanti prestigiatori. Se voi ad esempio leggete il libro di Daniele, Daniele ad un certo punto che cosa ci dice? Che i costruttori sotto la statua di loro Dio avevano costruito una botola. Il re portava da mangiare a questo Dio, dopodiché i sacerdoti attraverso questa botola salivano, mangiavano il cibo che portavano a questo Dio, la mattina quando rientravano vedevano che il cibo era stato mangiato e pensavano che fosse stato effettivamente questo Dio, la statua del loro Dio che diventava viva a mangiare. Quindi stiamo parlando di abili giochi di prestigio da parte di personaggi che avevano non solo, erano discendenti, Kurgan, quindi dei Sumeri, degli Egizi, molto intelligenti, che avevano una grande conoscenza a livello astronomico, a livello matematica, di costruzioni, tant'è che vedete che ci stanno sempre... approfittano sempre dell'ignoranza delle persone dicendo le piramidi non è possibile, 2 milioni e 300 mila blocchi che sono state costruite non avrebbero fatto in tempo di qua, di là. In un libro stiamo facendo vedere proprio come invece questo fu possibile, realizzato proprio dagli uomini, tant'è che sono stati trovati tutti i documenti con gli operai, con il capo il mastro dei lavoratori, con i disegni, come venivano costruite le piramidi, i blocchi dove troviamo, come venivano intagliati, gli stessi obelischi e poi eretti in piedi, come venivano trasportati, il Nilo si trovava molto più vicino alle piramidi, lì facevano dei canali poi con le barche per trasportare questi blocchi, venivano sollevati attraverso dei buchi che sono stati ritrovati nel terreno, dove venivano messe delle colonne, venivano poi messe delle funi che con questi movimenti di leva venivano poi trasportati questi blocchi, venivano costruite dall'interno verso l'esterno, si alzavano sempre di più, quindi a gradoni, dopodiché venivano ricoperte all'ultimo, perché la prima piramide che abbiamo come documentazione la piramide di Saqqara del 2580 avanti Cristo, dopodiché riempirono i gradoni per avere l'aspetto delle tre famose piramidi che abbiamo in Egitto. E quindi dicevo, tutti questi miracoli altro non erano che dei trucchi di prestigiatori che, come esistono oggi, esistevano già all'epoca e che avevano molte conoscenze anche in campo ingegneristico, matematico, astronomico, eccetera, eccetera. Quindi tutto ha una spiegazione. Oltretutto, poi, quelle sono testimonianze forzate da parte di evangelisti che dovevano far vedere che Gesù aveva queste proprietà miracolistiche proprio per poterlo deificare, no?
se ci mettiamo d'accordo un gruppo di persone che dobbiamo promuovere una religione e gli altri vanno in giro dicendo che ha compiuto questi miracoli, così l'ho visto io con i miei occhi, ovviamente le persone poi tendono a crederci. Non è che c'erano telecamere che potevano inquadrare quando si faceva questi miracoli. Voi pensate per esempio agli Atti degli Apostoli, no? Paolo di Tarso, che cosa asserisce? Nel 52, sotto il procuratore Felice, gli ebrei volevano linciarlo perché asseriva che Gesù era ancora vivo. Sta scritto negli Atti degli Apostoli, ma queste cose passano inosservate ai più. Quindi abbiamo testimonianze addirittura negli Atti degli Apostoli, dove Paolo di Tarso stesso ci racconta che Gesù era ancora vivo. Ma anche da parte di altri storici, come Svetonio, quando ci dice che Cristo, poi lì abbiamo il problema dello itacismo, della E, che veniva scritta I Cristo, si trovava sotto l'imperatore a Roma, sotto l'imperatore Claudio, e promosse un sollevamento dei giudei contro in funzione antiimperiale, tant'è che dovette fare un Egitto di espulsione dei giudei, l'imperatore Claudio, tra cui poi Aquila e Priscilla, che incontreranno successivamente Paolo di Tarso, tra l'altro nel secondo volume del libro Oltre il velo di Viside abbiamo trovato le prove di come Aquila fu colui che attraverso con un pugnale uccise uno degli imperatori più importanti di Roma. Ma non diamo notizie di questo, le persone vogliamo che leggano i nostri libri, le documentazioni che portiamo, le prove da dove le abbiamo tirate fuori, perché parliamo di un lavoro di interdisciplinare, di comparazione tra fonti archeologiche, il Talmud, Vangeli apocrifi, libri di tantissimi storici come Svetonio, Dione Cassio, Appiano, Tito Flavio Giuseppe, Eusebio di Cesarea e tanti altri. Abbiamo voluto fare un lavoro che ci ha richiesto 15 anni di impegno continuo per arrivare poi alla fine a identificare Gesù con Gesù Gamala Boeto, che era il Gesù che nel 68 poi era ancora vivo e che si schierò poi a favore del popolo. Ok, se ci sono altre domande, io intanto allargo sempre un po' il discorso per cercare di far capire alle persone. Sì, però... sì, volevo domandare io una cosa, se era possibile. Salvatore, prego. Sì, sì. Volevo dire, allora, ho capito che la religione nasce per un interesse un lucroso proprio, no? Un interesse personale di tutte le persone, quindi, ma questo Gesù per quale motivo ha fatto, diciamo, questo periodo della sua vita queste cose, si è messo in prima persona per fare i miracoli, si è messo in prima persona a parlare con il popolo, e stava andando o è andato, questo come ho capito io, stava andando alla morte, alla crocifissione. Cosa lui ci guadagnava fisicamente? Perché ha fatto questa cosa? Perché hanno voluto prendere questo Gesù e renderlo sacro, dargli questa diciamo così, questa vita tutta particolare, ecco. Allora, noi ne abbiamo già parlato in una puntata con un Salvatore di questo, con Adriano, scusami. Infatti sto cercando quale Salvatore. In realtà Gesù con Maria e i suoi fratelli anche molto probabilmente vissero gran parte della loro vita in Egitto. Tant'è che compare improvvisamente in Palestina con il ministero di Gesù. E secondo, facendo molte ricerche, secondo molti studiosi, questo ministero durò non 3 anni, ma addirittura 1 anno. Va bene, ma lasciamo perdere questa cosa qui. Che cosa è successo? Che nel 34 d.C. morì un figlio di Erode,
che era fratello di Gesù da parte paterna, quindi di Erode il Grande, ma anche da parte materna, quindi figlio di Maria Boeto, e che il tetrarca Filippo, che tra l'altro aveva sotto il suo dominio, sotto la sua tetrarchia, anche la Galanetide, dove c'era il monte Gamala, da cui poi Gesù Gamala era una località. Quindi, quando scusa, Gesù... scusa Alessandro, Filippo, il tetrarca Filippo era il fratello di Jehoshua di Gesù, la cui mamma era Maria Boeto, era Erode, giusto? Sì. Okay, anche se in Tito Flavio Giuseppe lo sdoppiamento che fu fatto nei Vangeli di questa Maria fu fatto anche negli scritti di Tito Flavio Giuseppe. Perché? Perché ci viene detto che il tetrarca Filippo era figlio di Cleopatra, quinta moglie di Erode il Grande. Perché Maria, troverete tantissime prove documentali nel libro Oltre il velo di Iside, che sta per uscire, era la figlia, tra l'altro, della regina Cleopatra d'Egitto. Il suo vero nome era Maria Cleopatra da parte materna, Boeto da parte paterna, perché era figlia di Simone Boeto, che era sacerdote ad Alessandria d'Egitto, e che lo ritroveremo poi a Tarso insieme a Cleopatra quando Marco Antonio festeggiò la vittoria contro i Cesaridi nella battaglia di Filippi nel 34 avanti Cristo. E dicevo, quindi questo tetrarca Filippo era figlio di Cleopatra, ma quella Cleopatra era sempre Maria Boeto, che fu sdoppiata in due personaggi, tant'è che di Cleopatra come moglie non viene detto assolutamente nulla da parte di Tito Flavio Giuseppe, mentre ne parla di tutte le altre mogli. Non solo, anche in questo caso ci ritroviamo questa Cleopatra, madre non solo del tetrarca Filippo, ma di un figlio che si chiamava Erode, e Maria Boeto, oltre a Gesù, ebbe un altro figlio che si chiamava anche lui Erode, che è il famoso Erode che sposò Erodiade, da cui nacque poi Salomè. Quindi ci troviamo ancora una volta con uno sdoppiamento di quell'Erode, figlio di Cleopatra, non ne parla assolutamente, mentre parla di tutti gli altri figli, Tito Flavio Giuseppe, nei suoi scritti, così come non parla di Cleopatra, perché è stato un altro sdoppiamento per coprire il fatto che Maria Cleopatra Boeto fosse figlia della regina Cleopatra, che tra l'altro venne in contatto con il re Erode il Grande, tant'è che Cleopatra, ci dice Tito Flavio Giuseppe, era lussuriosa, voleva avere rapporti sessuali anche con Erode, e Erode, consigliato dai suoi amici, si negò a questo rapporto per paura di ritorsioni da parte di Marco Antonio, ma nelle genealogie che abbiamo sviluppato, Cleopatra era addirittura la cugina della mamma di Erode il Grande. La mamma di Erode il Grande si chiamava Cipro, la principessa Cipro, ed era cugina della regina Cleopatra VII, figlia di Tolomeo XII Aulete. E nel 34, dicevamo, alla morte del tetrarca Filippo, ovviamente Gesù e i suoi fratelli, figli di Maria Boeto e di Teuda, scesero in Palestina per i funerali del loro fratello. E qui dobbiamo aprire un grosso capitolo per spiegare quello che successe che questo tetrarca Filippo aveva sposato la moglie di Erode e di Erodiade. Erode è figlio di Maria Boeto, fratello di Gesù e di Erode il Grande. E il tetrarca Antipa, per cercare di farsi dare la tetrarchia del tetrarca Filippo morto, si mise d'accordo, prima di nascosto, con Erodiade per sposarla. Una volta che Erodiade accettò questo, andò dall'imperatore Tiberio per chiedere ovviamente la tetrarchia di Filippo. E quando tornò e si unì in matrimonio con Erodiade, lì abbiamo la famosa rivolta da parte di Giovanni Battista, che cominciò a radunare, ne parla sempre Tito Flavio Giuseppe, folle sul popolo. I suoi sermoni, ci dice, erano giunti al più alto grado
di eloquenza, di natura sediziosa, tant'è che Erode Antipa fu costretto a catturarlo e a imprigionarlo nella fortezza del Macheronte. Peccato che poche righe dopo, perché si tratta di un'interpolazione questa, poche righe prima di questo, ci dice che la moglie di Antipa era venuta a sapere di che suo marito Antipa voleva sposare Erodiade, e mandò i messi dal padre, che si trovava proprio nella fortezza del Macheronte, e il padre scagliò il suo esercito contro suo genero Antipa e vinse addirittura la battaglia. A quel punto l'imperatore Tiberio non accettò di dare la tetrarchia ad Antipa, perché stava per generare una rivolta con l'intera Palestina, e tra l'altro era una cavolata anche il fatto che Salomè chiese la testa su un vassoio d'argento di Antipa, di Giovanni Battista, perché Giovanni Battista stava difendendo il padre Erode, che Antipa aveva accusato davanti all'imperatore Tiberio di sedizione, tant'è che Tiberio disse: bene, prendete tutti i beni di Erode e ad Antipa e me li mandate a me, ma non ma vietò di ucciderlo, l'Erode marito di Erodiade. E quando ci fu questa sommossa, cosa fece l'imperatore Tiberio? Mandò uno dei suoi messi in Palestina a dire che fosse data la regalità a Gesù, perché evidentemente, oltre al fatto che era l'ultimo figlio di Erode rimasto in vita, e quindi solamente i figli di Erode potevano aspirare a diventare, ad avere le tetrarchie o addirittura a diventare re, era anche un pacificatore come figura, e quindi dovette far fuori Antipa. A questo punto Antipa, vi abbiamo trovato tutte le testimonianze di quello che sto dicendo nei nostri libri, spero che li leggerete, che cosa fece? Chiamò i sommi sacerdoti, si fece dare dei soldi dai sommi sacerdoti, minacciandoli di morte per taglio della testa, soldi con cui corruppe Pilato per accusare Gesù di lesa maestà. E minacciò i sacerdoti dicendogli che avrebbero dovuto accusare Gesù di tradimento verso Roma. E lì mi ero posto poi il dilemma, no? Di dire: ma se fu lo stesso imperatore Tiberio a dire di dare la regalità a Gesù nel processo sotto Pilato, come poteva poi Pilato accusare Gesù di volersi fare re della Giudea? Il problema è che la Giudea non era sotto la tetrarchia del tetrarca Filippo o di Antipa, ma era andata all'etnarca Archelao, altro figlio di Erode che morirà nel 18 d.C., e gli fu tolta per cattiva amministrazione l'etnarchia, tra cui anche la Giudea da parte di Roma, e la Giudea fu annessa alla Siria, quindi ritornò sotto la Siria, la provincia di Roma, ritornò sotto il controllo di Roma. Ecco perché poi fu accusato di volersi fare non re della Palestina o di Israele, ma re della Giudea, perché in quel caso l'accusa diventò di lesa maestà. A quel punto però gli altri parenti ricchissimi corruppero a sua volta Pilato per farsi rilasciare Gesù. Pilato fece il doppio gioco, fu flagellato, fustigato, dopodiché fu liberato, e per questo, proprio per questo motivo, Tiberio lo sostituirà poi con l'imperatore Marcello e Pilato scomparirà dalla storia. Dimmi, Adriano. No, in effetti volevo dire che nei Vangeli c'è tutto scritto Gesù Nazareno, re dei Giudei, non re dei Giudei, re di Israele o di Palestina, quindi i Vangeli raccontano delle cose, però magari spostate nel tempo, alcune vere, alcune ora fatte. Adriano, qual è il problema di queste nostre scoperte? A parte che qui cade completamente tutto il cristianesimo, perché si parla anche di genealogie, di figli, nipoti di Erode il Grande, è difficile seguire il filo di tutta questa questione attraverso dei video. Ecco perché occorre leggere questi libri per documentarsi e per entrare dentro la storia di questi personaggi, di chi erano, vedere le genealogie. Abbiamo messo tutte le tabelle per far capire poi tutto quello che successe. E poi, tra l'altro, nel 36 l'imperatore Tiberio fece un consulto senato addirittura per deificare Gesù,
e i senatori rifiutarono di divinizzare e deificare, tra l'altro, Gesù. Un Gesù che da quel momento poi promosse altre rivolte sotto Caligola, ne abbiamo trovato prove nello Iosipon, anche i figli di Maria nel 45, Teuda, che è un altro Teuda, il figlio di Teuda che prese il veleno, e di Maria Boeto, Teuda o Giuda Taddeo, fu ucciso sotto Cuspio Fado per un tentativo di sommossa, di rivolta. Nel 49 ritroviamo Gesù a Roma con il tentato sollevamento del popolo contro l'imperatore Claudio. Perché? Perché Caligola e Claudio avevano dato la regalità ad Agrippa, che era nipote del Erode il Grande, quindi bypassando una regalità che sarebbe dovuta passare prima per l'ultimo figlio del Erode il Grande, ovvero Gesù. Abbiamo portato poi tantissime testimonianze, sempre da altri testi copti, ritrovati a Nag Hammadi, di un Gesù che saluta Arsinoe, di un Gesù che saluta Berenice, tutti i personaggi legati alla dinastia tolemaica. Cleopatra IV, ad esempio, era la sorella della regina Cleopatra VII, fu uccisa all'età di 27 anni da Cleopatra VII, la fece uccidere da Marco Antonio, fu uccisa ad Efeso, e lì ritroviamo ad Efeso, pensate, la tomba di Arsinoe IV, la tomba di Maria, c'è stata anche Maria Salomè, l'evangelista Giovanni, tantissimi personaggi, ritrovate tutti nei libri, tutti ad Efeso, oppure tutti personaggi poi che venivano da Alessandria d'Egitto. Sono dei luoghi di origine, dei luoghi su cui poi si trasferirono per allacciare, quando Gesù mandò i 72 in giro per il Mediterraneo, quindi un po' in tutte le parti dell'impero, per cercare di creare una nuova dottrina a supporto poi con una collusione con i prefetti, senatori romani, consoli, eccetera, eccetera, per cercare di restaurare la Repubblica ai danni degli imperatori. Ecco perché poi ci furono tanti imperatori, a partire da Domiziano ed altri, che si scagliarono contro i cristiani, ma lo stesso Paolo di Tarso e Pietro li ritroveremo poi. Prima furono mandati da Cessio Gallo, un procuratore, in Grecia da Nerone, poco prima che ci fu la rivolta giudaica, perché il procuratore prima di loro, ovvero Gesso e Floro, aveva preso dei soldi dal tesoro di Gerusalemme per pagare degli arretrati alle sue legioni. Questo provocò una forte sommossa e Cessio Gallo a quel punto mandò dall'imperatore Nerone Saul, Paolo di Tarso, Costobar, il fratello di Paolo di Tarso, e Antipa in Grecia da Nerone. Questi personaggi poi ce li ritroviamo a Roma, quando cospirarono contro Nerone, quando incendiarono interi quartieri di Roma. Era una caratteristica che avevano anche questi zeloti, quando ad esempio a Gesù alcuni dei suoi discepoli gli dissero: vuoi che facciamo scendere sopra di loro un incendio a chi non voleva seguirli? E dopodiché uccisero Simon Mago, che era proprio sotto la corte del re Erode il Grande. Simon Mago era fratello di Dosideo, anche lì abbiamo sviluppato tutta la genealogia e erano parenti addirittura di Gesù. Pietro, nella famosa battaglia con Simon Mago, dove se le danno di santa ragione volteggiando nel cielo con le spade, uccise Simon Mago, e a quel punto l'imperatore Nerone fece uccidere Pietro crocifiggendolo a testa in giù e Paolo di Tarso. Ma nei nostri libri vi riportiamo le frasi dove questi romani si oppongono addirittura agli imperatori, dicendogli: stai uccidendo i nostri fratelli, stai uccidendo persone dal sangue romano. Sì, ragazzi, perché cercate di capire una cosa, questo uscirà nei nostri studi, ma se Cleopatra era la mamma di Maria,
Le conseguenze di tutto questo, i Mandei ad esempio ci parlano di Cristo in romano in alcuni loro scritti, quali sono? Sono che i figli che Cleopatra ebbe da Giulio Cesare e da Marco Antonio, Cesarione, Alessandro Eli, Cleopatra Selene e Tolomeo XV Filadelfo, erano gli zii di Gesù. I figli di Giulio Cesare e di Marco Antonio erano zii di Gesù. Stiamo lanciando una bomba dietro l'altra con documentazioni devastanti e qui tutti si rifiutano di venire davanti al sottoscritto per avere un confronto storico sulla storia, perché noi di storia parliamo, perché all'origine di tutto questo abbiamo addirittura il nonno di Erode il Grande, ovvero Antipa, che era lo stratega di un re degli Asmonei, Alessandro Ianneo, era il suo generale, e Alessandro Ianneo si schierò con Cleopatra III e Tolomeo IX contro un altro figlio di Cleopatra III e Tolomeo VIII e Vergete Trifone, che era Tolomeo X. Quindi lì abbiamo avuto proprio l'inizio con la guerra della famosa guerra degli scettri, che pochi conoscono, famosa per chi è del per chi è storico, magari, le interazioni delle prime relazioni di parentela tra gli erodiani e i tolemaici. Ok? Quindi se ritorniamo un attimo e pensiamo solamente al fatto che i figli di Giulio Cesare e di Marco Antonio erano zii di Gesù, uno dovrebbe dire: ragazzi, questo è scemo, che cazzo sta dicendo? Bene, venite qui, veniamo a confronto, portiamo le documentazioni e poi ci facciamo due risate. Ecco. Vediamo cosa c'ha da dire Rocco a proposito. Apri il microfono, Rocco. Pronto? Vai. Allora, niente, ho detto soltanto, non so cosa dire più, perché a questo punto decade tutto, tutto decade. Cioè, si pensa, abbiamo avuto una cultura di un modo, adesso la troviamo in un'altra. Confusione, una confusione che non mi convince, non lo so. Purtroppo vedo che sono cose reali quello che dici, non è che mi metti in dubbio. Però come mai ci hanno nascosto tutte queste cose? Secondo me è il potere della religione. Hai dato la risposta, ti sei dato, hai fatto la domanda e ti sei dato la risposta. La religione è non solamente una dottrina di potere, ma anche un grosso controllo sociale sui popoli, no? Ragazzi, ma voi pensate solamente che lavaggio del cervello fanno alle persone da quando nascono: battesimo, cresima, comunione, feste continue dove vengono deificati questi personaggi, a partire dai Gurgan fino a Gesù, Maria, ma tra l'altro poi mi dovrebbero fare una lapide d'oro questi del nuovo ordine mondiale. Perché? Perché una volta che cadono tutte queste religioni faremo come i cinesi, no? Ci leveranno anche queste peste e le persone saranno costrette a lavorare 365 giorni l'anno, perché anche il sabato, che poi diventò la domenica, si dovrebbe lavorare. Questi controllano tutto quanto. Ovviamente loro poi, Adriano lo sa, gli raccontai queste cose, mi contattarono perché gli interessavano questi studi, però dovevo allo stesso tempo non parlare delle altre scoperte all'origine del potere di questi Gurgan, non parlare del signoraggio bancario, la più grande truffa che viene fatta ai danni di tutti i popoli, quando poi questi personaggi, che sono quelli che venivano da Gerusalemme, hanno preso il controllo delle banche centrali, creano denaro dal nulla e lo mettono a debito agli stati e quindi ai popoli, e i politici ben lo sanno perché sono i loro servi, indebitandoci a vita e controllandoci poi attraverso queste religioni che oggi vogliono poi resettare, trasformando personaggi umani deificati in inventati alieni, che ci vengono a dire: ah, i governanti sono rettiliani. Capite bene che se il re è nudo e se si viene a scoprire che il re è un uomo come noi, tu hai l'idea di un potere che ci ha ingannato per millenni e che puoi per la prima volta combattere e contrastare.
Ma se questi personaggi sono dei o sono alieni, ovviamente a quel punto dice: beh, ma che posso fare contro questi personaggi? No, ragazzi, sono personaggi che attraverso l'usura del prestito, le religioni e l'organizzazione militare hanno schiavizzato da ben 5.000 anni l'intera umanità, generando addirittura conflitti bellici per le loro guerre interne di potere, perché hanno diviso la terra in stati dove fanno versare il nostro sangue. Non è un caso che prima i re, se vincevano una guerra, non potevano uccidere il re avversario, perché avevano tutti la stessa origine, ben lo sapevano questi personaggi. Tra l'altro Beroso, nella sua testimonianza di Babilonica, vista ai tempi di Alessandro Magno, lui ci dice che questi esseri mangiavano addirittura i feti abortiti come fossero pietanze squisite, facevano matrimoni tra fratelli e sorelle, addirittura madri che sposavano i loro figli. E infatti Semiramide poi sposò suo figlio Tammuz, e ovviamente questo portava alla nascita di neonati deformi che venivano bruciati addirittura nei braceri e per coprire le urla strazianti di questi neonati che venivano uccisi, battevano i tamburi per coprire le loro strazianti urla. Ecco perché poi sposavano anche delle concubine, perché ovviamente dovevano sposare le sorelle per non disperdere il patrimonio, no? Poi la religione che cosa ha fatto? Ha resettato questa cosa dicendo: beh, ma qui se i preti si sposano si disperde il patrimonio della Chiesa, perché lasciano in donazione ai loro eredi i beni. Se invece mettiamo il divieto di sposarsi ai preti, tutto rimane concentrato nelle tasche del Vaticano. Oggi che cosa sta succedendo? Io poi faccio dei continui passaggi, perché tutto è politica, ragazzi. La religione altro non è che politica, una politica camuffata. Stanno facendo il passaggio dal Global Financial System, dove la moneta non ha più la controvertibilità dal 71 con l'oro, no? Gli accordi di Bretton Woods che Nixon con il trattato unilaterale si tirò indietro, da quel famoso accordo dove solamente il dollaro poteva avere la controvertibilità con l'oro e tutte le altre valute degli altri stati potevano essere cambiati con il dollaro. Dopodiché stamparono una quantità infinita di dollari per corrompere altri stati, prendere in mano il petrolio, le multinazionali, eccetera, eccetera, e fomentare guerre. Oggi si vuole ritornare al Quantum Financial System, dal Global Financial System, dove si ritornerebbe ancora una volta alla controvertibilità con l'oro, oltre a metalli che vengono prodotti dalle terre rare. Bene, ma qual è lo stato che ha più oro di tutti quanti al mondo? Ragazzi, è il Vaticano, sono 2000 anni. Ti stavo fermando, volevo sapere se lo sapessero. Ah, Salvatore. Sono 2000 anni che accumulano oro dei loro forzieri. E quindi al vertice del potere ci sono sempre loro. Non è un caso che Bergoglio sia stato al World Economic Forum e abbia incontrato Rothschild, che è uno dei suoi portaborse, che ha il controllo addirittura della banca di Cina, prima del 25%, poi ha alzato le sue attività di quota. Fino al 2017 dovete sapere che la banca di Russia era sotto il controllo dei Rothschild. Ecco perché nel 2014 c'è stato quello che c'è stato a Maidan in Ucraina. Nel 1917, con la rivoluzione dei bolscevichi, la banca di Russia andò sotto il controllo dei Rothschild. Dopodiché, adesso è ritornata sotto il controllo della Russia, della banca. L'accordo era per 100 anni. La seconda guerra mondiale c'è stata perché? Perché poi Hitler tradì chi l'aveva finanziato, ovvero i sionisti, riprendendo in mano, attraverso la Reichsbank, la sovranità monetaria. Tutto si muove attraverso le religioni e la moneta, una moneta che questi signori creano dal nulla e che mettono a debito ai popoli, impossessandoci di tutto quello che noi produciamo, perché la moneta altro non è che uno strumento che dovrebbe misurare
i beni e i servizi che noi produciamo per poterceli scambiare senza tornare al baratto. Ovviamente, se loro si appropriano della sovranità monetaria, tutto quello che poi noi produciamo diventa ovviamente loro. Siamo sotto una dittatura nascosta da millenni. Bene. allora, Salvatore. Salvatore, anzi, vorrei dire io una cosa, che siamo arrivati a 1:10, quindi penso che possiamo avviarci verso le conclusioni, no? Peraltro abbiamo parlato di molte cose, sia della vita di Gesù, e siamo arrivati fino ai tempi nostri. Alessandro sa molte cose, come vedete, e quindi ora io darei... No, aspetta Adriano, io vorrei chiudere per una volta facendo una domanda io a voi tre. Bene, come no? Se ognuno di voi mi dà la risposta. Allora, le documentazioni che portiamo sono documentazioni che potete trovare sui libri, documentazioni che abbiamo fatto vedere anche in vari video, e abbiamo visto come è, quando si svelano gli inganni, addirittura le persone vanno ad attaccare chi svela gli inganni invece di attaccare chi li ha creati. Tutti abbiamo chiesto confronto pubblico con preti, con vescovi, con chi volete voi, tutti si rifiutano di venire a confronto con il sottoscritto. Abbiamo fatto delle scoperte che potrebbero essere le più grandi scoperte storiche di tutti i tempi, su cui stanno facendo una congiura del silenzio tutti i mass media, perché sono controllati sia nella rete sia nel mainstream dalla massoneria. La domanda che vi faccio è sempre più eclatante il fatto che tutti i popoli sono sotto dittatura da parte di queste elite. Queste scoperte storiche hanno la forza per la prima volta di travolgere questo sistema di dittatura millenario. Come possiamo fare per rendere di dominio pubblico e divulgare queste scoperte? Ovviamente, facendo la premessa che io accetto confronti pubblici con chiunque, perché abbiamo visto poi addirittura un professore del Vaticano, vengo a confronto con Alessandro, poi quando ha visto le documentazioni è scappato. Come possiamo fare per divulgare queste scoperte? Perché è interesse non solo mio personale, ma interesse di tutti noi e di tutti i popoli di questo pianeta. Allora, la domanda ve la lascio a voi. Magari rispondo prima io, così ci pensano un poco Salvatore e Rocco. Come possiamo fare? Vabbè, nel nostro piccolo uno intanto può iniziare a leggere i libri, così sa bene di cosa si parla. E poi, non so, forse cambiare l'atteggiamento delle persone è molto complicato. Quello che stiamo facendo, per esempio, io c'ho il canale mio, traduciamo in inglese quello... più o meno le cose che abbiamo detto le possono vedere nei nostri video. Dopodiché, Adriano, ti sei scontrato anche tu quando hai chiesto a tuoi amici sacerdoti di intervenire. Non sono molto parlando con altre persone che non sono appunto testimoni di Geova, sacerdoti, teologi, ufologi, eccetera, eccetera, noto molto interesse, specialmente qui ad Amsterdam, ecco, cioè le persone che incontro qui ad Amsterdam, ma anche io ero in Belgio ieri, appunto anche là sono molto interessati. I risultati di questo io francamente non i risultati, cioè cosa si possa ottenere, io non lo so, perché non lo so. Il futuro non riusciamo a prevederlo. L'importante magari è cercare di far conoscere queste cose. Ciò non implica, come diceva Salvatore, il vescovo Ferrara, che il messaggio che dava questo Gesù non sia accettabile, però questa è un'altra cosa, perché questo non c'entra nulla con chi ci comanda. Certo. Salvatore o Rocco? Prima Salvatore? Cosa possiamo fare, dice, per Alessandro, per far conoscere queste notizie? Supposto che le troviate valide.
queste verità, diciamo. Beh, naturalmente noi siamo nati con queste notizie e a volte, come diceva Rocco, può per molte persone far entrare in confusione tutti. Ecco perché magari è difficile accettare questa storia, questo modo di essere. Sono Alessandro diceva 5.000 anni e gli anni sono tantissimi, che noi quasi sono incise nel nostro DNA, quindi a volte diventa faticoso non prendere così come ce l'hanno insegnata la vita di Gesù, la storia anche di nostra stessa. Ed ecco perché c'è questa difficoltà, c'è una specie di lavaggio di cervello, secondo me, fatto ad arte, affinché i popoli, noi tutti, viviamo in un certo modo. Ecco, secondo me questa è la risposta. Che però potevamo... magari... Sì, bene. No, diciamo, però comunque vedi, tu hai conosciuto il lavoro di Alessandro De Angelis tramite me, perché te ne ho parlato, te ne stai interessando, no? Magari uno può parlarne ancora. Però... questo è quanto. Rocco? Rocco? Secondo me Rocco è caduto alla linea, infatti lo vedo fermo all'immagine. Lo vedo fermo. Va bene. E allora, quindi Rocco, magari la prossima volta, se ci sono la prossima volta, vedremo com'è andata, se vi è piaciuto, possiamo anche continuare. Comunque grazie molte a Salvatore per il suo tempo, grazie a Rocco che è sparito, e grazie ad Alessandro per la disponibilità che ha avuto appunto a interloquire. Io ringrazio voi perché purtroppo, vedete, dobbiamo partire dal basso attraverso noi che abbiamo questi canali con pochi iscritti per cercare di diffondere. Rocco c'ha Ecco Rocco ragione. che è tornato. Sì, ho problemi di collegamento, purtroppo con un cellulare così, la linea va e viene. Va bene, comunque stavamo appunto concludendo, quindi appunto se volevi rispondere alla domanda che ha fatto Alessandro, come si può fare, se la cosa ti interessa, cioè, se ti interessa, come si può fare a diffondere queste notizie? Ma io mi riallaccio sempre anche a quello che ha detto Salvatore, e cambiare mentalità è molto... e spiegare pure alcune cose, perché è passato tanto tempo, se non si tratta di un giorno o due, quello è il discorso. È difficile far capire la storia, la vera realtà, molto difficile. Ci danno soltanto come pazzi, ecco, pensiamo da pazzi. Io sono convinto che col tempo si matura, cioè la verità esce fuori piano piano. Ma ci vuole un po' di tempo, così è molto difficile su due piedi, così, andare a spiegare alcune realtà. Va bene, noi andiamo avanti con questa controinformazione, Adriano, per cui ti ringrazio Ma tantissimo. controinformazione no, questa è informazione, non è contro. Informazione vera, poi, sì, infatti. E speriamo che all'estero almeno si diffondano e possano aiutarci. Perché vedi, per esempio, sulla questione alieni, lì c'è tutta la massoneria dietro e hanno centinaia di migliaia di visualizzazioni. Ma quando si va su scoperte storiche vere e documentate, ostiche e scomode al potere, abbiamo le porte chiuse da parte di tutti. Con questo saluto Rocco, saluto Salvatore, ancora una volta saluto te Adriano, e ricordiamo che la prossima puntata magari inizieremo a parlare di un altro personaggio famoso della Bibbia, Mosè, ovvero di Mosè. abbiamo le domande e risposte in inglese, però, quindi, perché ce ne ho tante di persone di qua. Ah, va bene, possiamo fare anche un'altra puntata, non c'è problema, e poi andremo sull'altra questione. Grazie a tutti, ragazzi, e alla prossima. Grazie a voi. Bene, signori, grazie molto. E se volete, iscrivetevi al mio canale di Zanno, iscrivetevi anche a quello di Alessandro, e speriamo di rivederci presto. Grazie moltissimo a tutti e alla prossima.